Mister, una partita che subito dopo 3 minuti si era messa nel verso sbagliato con un rimpallo al primo tiro in porta della squadra avversaria. Una Pistoiese sfortunata e comunque ha continuato ad attaccare e andare vicino al gol per tutta la partita, e poi la partita appunto si è decisa soltanto all'ultimo minuto. Qual è la sensazione appunto che le ha dato la squadra quest'oggi su un campo molto difficile come quello di Narni? La sensazione che ho da quando alleno questa squadra, perché il gruppo è quello storico dell'anno scorso, è una squadra che non molla mai, che ci crede sempre. L'anno scorso abbiamo rimontato partite incredibili, quest'anno è la seconda volta che rimontiamo in una situazione difficile su un campo pessimo, stretto, su una squadra che ha fatto sotto del non gioco, e noi abbiamo sempre cercato di giocare. Tutti sanno che noi amiamo giocare palla a terra, trovare combinazioni, ma sul campo così non era facile, ma ci abbiamo sempre provato, e anche il gol è nato su una combinazione, comunque un gol fotocopia quasi quello dell'1-1 Arezzo, appunto, è nato su una delle nostre combinazioni portando Belli in fascia, e poi è nato questo gol. Però credo che questo pareggio per noi è importante, soprattutto per come l'abbiamo ottenuto, perché un punto in classifica in più in questo momento non cambia assolutamente niente, anche se vincevamo la stessa, se perdevamo uguale, però è importante perché caratterizza una squadra e le dà la certezza che le partite non finiscono mai. Io dico che se molto probabilmente eravamo in 11 e pareggiavamo un quarto d'ora prima, questa partita ce la portavamo a casa. Infatti, a proposito di questo, a parte il pensiero dei tifosi locali che insomma alla fine hanno avuto da ridire magari nei confronti dell'arbitraggio, evidentemente a favore della Pistoiese, c'è da dire che comunque una doppia ammonizione su Nocentini, prima per proteste e poi per un strano problema in area di rigore, dopo appunto un'altra espulsione nell'ultima partita, un probabile rigore della Niebuglio, non per stare a sindacare effettivamente se la partita, magari l'arbitraggio ci sia stato più o meno a favore, però effettivamente è una squadra che comunque nonostante tante insidie appunto ottenute ancora oggi, anche magari da questo punto di vista, nonostante questo riesce a non mollare davvero niente fino alla fine. Infatti non abbiamo mollato, ho chiesto sacrifici enormi ai miei giocatori, perché col fatto delle quote non posso fare cambi inerenti, perché devo tenere le quote in campo, quindi ho dovuto inventare Minincleri a tutto campo, quindi metterlo quasi a fare il mediano. Per un certo momento abbiamo messo Cecchi dietro, poi abbiamo fatto entrare Barutti, ma non per fare difensore, per dirgli proviamo fino alla fine, lui ha più spinta, e infatti ce l'ha fornita, e ancora una volta sono contento, come sono contento che finalmente abbiamo rivisto in campo Marco De Angelis, è entrato in un momento difficilissimo della gara, ma io sono certo che presto ci tornerà molto utile. In via della Madonna, vicino alle scuole alimentari Marco e Federica, prezzi scontatissimi per panini e spuntini. Un esempio, pan bab 1,50 euro, hot dog a 1 euro, grande rifornimento di ogni genere di oggetto. Vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Presidente Ferrari, una partita che si era messa nel verso sbagliato, un sfortunato rimpallo dopo pochi minuti, con la Pistoiese ci ha provato per tutta la partita ma ha tanta sfortuna, e poi nel finale per fortuna è arrivato quello che sicuramente la squadra si meritava. Sì, già di per sé questa era una partita difficilissima, perché questo è un campo difficile, un campo piccolo, e quindi sapevamo quello che ci aspettava. Poi tra l'altro la partita si è anche messa male con questo autogol all'inizio, e sinceramente speravo e auspicavo che venisse già raddrizzata al primo tempo, invece poi come sovente accade quando le partite non si riesce a rimetterle in pareggio, poi vengano fuori tutte le difficoltà, e fortunatamente alla fine su una bella azione siamo riusciti a fare il gol che tutto sommato credo sia meritato, però insomma ecco, mi aspettavo di più, ecco, pensavo di dover soffrire meno. Sicuramente anche noi. E invece una nota positiva potrebbe essere il rientro in squadra di De Angelis, che dopo l'infortunio invece è entrato a 20 minuti dalla fine, ecco, quindi magari partecipando anche lui a quella che è stata poi l'azione del pareggio della Pistoiese. Ecco, un rientro importante per un giocatore che appunto la Pistoiese ha dovuto farne a meno fino ad ora, ma che potrebbe essere davvero un giocatore importante per questa squadra.
Ma il recupero di De Angelis è sicuramente un argomento importantissimo, anche se chi l'ha sostituito fino ad oggi ha fatto ottimamente, ma insomma è chiaro che noi abbiamo una rosa piuttosto ampia, quindi insomma avere tutti a disposizione è sicuramente una questione importante. Allora, in realtà il gol non è di Varutti ma di Collacchione, comunque diciamo almeno metà e metà, perché comunque magari gliel'ha messa sui piedi. Ora, a parte questo, davvero la tenacia che ci vuole fino alla fine e i risultati, diciamo, si riescono a vedere. No, sicuramente un risultato da gran squadra, perché non era facile essere andati sotto con un uomo in meno, soprattutto metterli lì per tutto il secondo tempo. Alla fine abbiamo dovuto rischiare qualcosa, rischiare di prendere anche il secondo gol, ma come abbiamo fatto, rischiare di fare il pareggio, un punto importantissimo che ne vale tre. Allora, con Collacchione, siccome ultimamente non ci ha regalato più nessuna delle sue massime, io ho tolto il gol a Collacchione e l'ho dato a Barutti. In realtà il gol è di Collacchione, che si conferma come al solito uno dei difensori probabilmente più realizzativi che almeno io riesco a conoscere. Di testa, di piede, all'ultimo minuto, in difesa, tanto fai sempre il tuo. Insomma, anche oggi una tua grande prestazione. No, mi sono trovato solo nel momento giusto e al posto giusto. A parte quello, secondo me è stato il coronamento di una prova, secondo me comunque vada positiva, che è nata un episodio, diciamo, sfortunato con il loro gol. Poi non è facile, diciamo, era un campo piccolo, si sono chiusi bene, non è mai facile recuperarla. Gli episodi secondo me non ci hanno detto bene, però alla fine siamo stati bravi e premiati giustamente a recuperarla. Un punto che non vale tanto una vittoria, perché una vittoria vale 3 punti e questo è uno e ci pesa, perché siamo venuti per vincere, però alla fine, nel senso, tiriamo avanti a striscia positiva, siamo solo alla quinta giornata, anche se avessimo perso non sarebbe successo niente, bisogna rimanere equilibrati e andare avanti con questo impegno e questa mentalità. Domenica l'espulsione di Buglio, oggi l'espulsione per doppia ammonizione di Innocentini. C'è da dire che magari in entrambi i casi, almeno per il mio modesto parere, non sono stato convinto appieno delle decisioni arbitrali. Anche oggi però comunque caschiamo in questo tipo di discorso, comunque quando è un rigore, quando è un'espulsione, siamo un attimino troppo magari tendenti da questo punto di vista qui, o perché l'arbitraggio magari alla Pistoiese concede davvero poco, oppure secondo te perché magari c'è un attimino a volte troppa poca lucidità in certe fasi. Io comunque resto dell'idea che per una proteste prima di Innocentini e dopo per un parapiglia in area di rigore, in cui solitamente non puoi andare a lasciare una squadra in 10 in un momento del genere, secondo te? No, io l'ho vista bene anche domenica scorsa, e sia Angelo che Gianluca non hanno fatto secondo mio parere, ma ero lì assolutamente niente. Diciamo, però passiamo oltre, diciamo, mettiamola così, dobbiamo cercare di andare anche contro l'intenzione, nel senso, perché siamo la Pistoiese, hanno un occhio un po' più attento in confronto agli altri, però a parte questo sono episodi che sicuramente ci penalizzano, però bisogna andare avanti e cercare di evitare anche di dargli il minimo dubbio, anche se, ripeto, l'ho visto sia domenica scorsa sia questa, non hanno fatto niente assolutamente. Il primo era difficile da prendere, perché questo rimpallo sfortunatissimo in area di rigore sembrava davvero poi rovinare una partita, in cui la Pistoiese sicuramente meritava altro. Sì, beh, è stato il primo tiro in porta, sfortunato, avevamo iniziato benissimo la partita, un grande approccio, poi non eravamo abituati a un campo così stretto, abbiamo lavorato in settimana che su lavori a pressione così, però poi ecco, basta un tiro, perché ha cambiato l'inizio della partita e poi siamo stati bravissimi a ribaltare quello che alla fine ci meritavamo. Ecco. Nicola Sambo ha fatto davvero dei grossi miglioramenti, si vede in questo periodo, il lavoro sicuramente con Melani, un grande preparatore che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro. Te le doti ce le hai, adesso stai acquisendo magari quella sicurezza necessaria per un ruolo importante come il tuo, e soprattutto comunque appunto delle partite del genere in cui comunque facendo delle ottime parate uno si trova sotto di un gol con un rimpallo e immagino sia comunque difficile appunto riuscire a reggere, diciamo, questa pressione. Sì, io con mister Melani già dal primo giorno mi sono trovato in maniera sia il rapporto a parlare al di fuori del campo che all'interno, sia il modo in cui si allena è il tipo che piace a me, per cui quando arrivo in campo mi diverto con lui, e per cui di conseguenza umiltà fino alla fine. Io le capacità le ho e sto cercando di farle vedere.
sono riuscito a farle per fortuna e cerchiamo di andare avanti fino alla fine così magari di prendere ancora meno gol. Leggo magari dai post su Facebook che senti anche particolarmente questa esperienza a Pistoia, è molto importante per te anche chiaramente dal punto di vista della tua carriera, una prima squadra molto importante, appunto il ruolo importantissimo il tuo, e stai riuscendo comunque anche a avere gli stimoli giusti, appunto le sensazioni importanti di avere, di arrivare a fare questo salto di categoria davanti a un pubblico importante. Sono qui, sono arrivato per bravura, ma anche perché il mister Moggi mi ha voluto qui. Sono arrivato qua e ho avuto subito a disposizione al 100% qualsiasi cosa volesse, qualsiasi cosa, per cui se dovesse essere che questo campionato vada come voglia, come speriamo vada, spero tanto che il prossimo anno di rimanere qui e di fare altrettanto un grandissimo campionato.